Ripetiamo Silente, Sanaz, Suavidad, Sigla e Siragigast. Stacca la macchina in questo momento e dall'esterno Siragigast tenta di scavalcare e ci riesce Sanaz, mentre in terza posizione si va a sistemare Silente Griff, più indietro gli altri con il numero 3 di Suavidad, che subito cerca di prendere la via dall'esterno, ma viene anticipata dal numero 2 Sanaz, che evidentemente vuol correre in avanti e ci riesce passando su Siragigast, mentre in terza posizione si ripiega il numero 1 Silente Griff, più indietro è Suavidad, che adesso inizia la sua cadenza all'esterno per cercare di avvicinare i cavalli di testa, ma Sanaz imprime alla corsa un buon ritmo e certamente giunge un po' complicato per Suavidad cercare di avvicinare il cavallo di testa, che è sempre Sanaz davanti a Siragigast, Silente Griff e Suavidad, sposta in curva Suavidad, cerca di risalire la corrente al largo, apparigliando il numero 1 Silente Griff, per poi puntare su Siragigast, mentre Sanaz fa corsa a proprio conto e impone alla gara il suo ritmo, quello che gli pare più congeniale. Cavalli sulla penultima curva, con Sanaz sempre al comando, Siragigast nella scia del battistrada, poi all'esterno Suavidad che deve fare gli straordinari per poter avvicinare al largo Sanaz. Adesso c'è davvero lotta intestina tra Sanaz e Suavidad, ma più indietro c'è Silente Griff che sta alla finestra. Suavidad comunque riesce a rimontare e a superare Sanaz, ma deve stare attento a Siragigast e Silente Griff che si avvicinano minacciosi. Finisce la corsa Sanaz indietro, mentre Suavidad entra in vantaggio in dirittura d'arrivo, inseguita da Siragigast, più indietro Silente Griff, ultime battute della gara e Suavidad che va a vincere mentre esplode in rottura il numero 1 di Silente Griff, lasciando Siragigast al secondo posto.